Missione a Bruxelles per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in occasione del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. Al tavolo dei lavori del Consiglio Trasporti, importanti dossier relativi, tra l'altro, alla legislazione riguardante la filiera trasporti, alla comunicazione sugli esiti dell'ultimo incontro sulla mobilità autonoma e alle relazioni con l'Ucraina in materia di trasporti. Io sento molta attenzione, molto interesse. Poi ovviamente il Covid ha cambiato tutto, perché adesso i trasporti sono centrali, probabilmente prima del Covid non lo erano altrettanto. Abbiamo parlato anche di rivedere modi e tempi dell'attuazione di alcune politiche, penso all'integralismo pseudoambientalista che rischia di non servire all'ambiente ma di lasciare in mezzo alla strada decine di migliaia di operai. Quindi ho parlato con la commissaria, con il collega francese, con il collega tedesco. Mettere fuori legge le auto a benzina e diesel dal 2035, chiedendo nel contempo di passare all'Euro 7 dal 2025, è qualcosa che non ha nessun senso economico, ambientale e sociale, però noto nei confronti dell'Italia estremo calore. Il ministro, che ha incontrato in bilaterale il collega francese Clément Beaune e l'omologo tedesco Volker Wissing, ha fatto cenno ai temi del corridoio del Brennero, del completamento della TAV Torino-Lione e del tunnel di base del Brennero e anche al ponte sullo stretto di Messina. Ma io faccio quello che serve all'Italia, non quello che è popolare. L'Italia ha fame di viaggiare in sicurezza. Abbiamo parlato in queste ore molto fruttuose, io ringrazio il commissario europeo che mi ha dedicato tempo prezioso, i colleghi ministri francese e tedesco con cui ci siamo riaggiornati a breve a Roma. Sul tavolo ci sono numerose infrastrutture, il finanziamento europeo della Torino-Lione, come promesso, il finanziamento europeo del tunnel del Brennero. L'Italia è protagonista perché diverse tratte sono nei corridoi di interesse europeo e penso anche alla dorsale adriatica, penso alla Trieste-Lubiana, penso al porto di Civitavecchia. Insieme a tutto il resto c'è un'infrastruttura che non unisce Sicilia e Calabria ma che unisce l'Italia al nord Europa.